abbiamo dovuto cambiare le tecnologie perché abbiamo avuto dei problemi per quanto riguarda la rete oggi. Questo qua secondo me è Alessandro De Caro che è invidioso del fatto che stiamo facendo la puntata senza di lui, quindi secondo me la colpa è la sua. Sicuramente. Ovviamente no, ci manchi tanto Alessandro. Non so se da questo punto di vista Alessandro De Filippo aveva qualche osservazione, cioè sì, sulla sì, privacy. Più che altro delle domande che riguardano questa suddivisione, come l'avevi accennata prima che ci fosse il problema tecnico, di generi differenti, di scelte differenti, e parlavi di... Sì, allora guarda, ce l'ho fresca questa cosa tra l'altro perché proprio oggi... Ah, grazie. Proprio oggi ho fatto un'intervista per una testata giornalistica e mi hanno chiesto proprio dei dettagli su questa cosa. Dunque, esistono due grandi gruppi per quanto riguarda i social network per la ricerca del partner. Quelli social network specializzati nei rapporti occasionali, quindi più orientati per esempio a rapporti molto veloci, molto rapidi, per un sesso mordi e fuggi. E invece ci sono i social network specializzati nella ricerca proprio del partner, quindi per storie molto più lunghe e molto più stabili. Questa è la... E questa è una cosa che è assolutamente in comune con le trasmissioni televisive. Ci sono trasmissioni televisive per il sesso facile e occasionale, più che altro. Quindi per esempio tutte quelle che hanno a che vedere con nudi nell'isola deserta, cose di questo tipo. E poi invece ci sono quelli reality che... tentano di stabilire rapporti duraturi, addirittura The Bachelor, Bachelor, come si dice, che è una delle trasmissioni americane famose che hanno questo modello tipo il gioco delle coppie, degli anni 80. Oltre il social network per il dating online, perché ormai si hanno strutture da social network e non solo da posti per trovare l'anima gemella. In realtà poi sia la versione, diciamo così, solo per i rapporti occasionali che per i rapporti più stabili sono ultra segmentati, cioè ci sono per tutti i gusti e per tutti, diciamo così, gli interessi, che non sono solo segmentazioni di orientamento sessuale, prevedibilmente, no? Siamo dovuti passare all'altra tecnologia. Non solo prevedibilmente per l'orientamento sessuale, che era piuttosto plausibile. Ma anche per modelli valoriali, quindi orientamento religioso, orientamento politico, stile di vita, quindi il tipo di stile di vita che viene fatto, quindi appunto vegetariani, cose via dicendo. Quindi questo fondamentalmente, dal mio punto di vista, sto facendo questo lavoro in collaborazione con dei laureandi, quindi perché l'operazione di raccolta dati è molto lenta ed è molto problematica. Poi molto spesso esistono delle società che hanno un unico nome, però hanno 5-6 diverse piattaforme di social network, questo per esempio dal punto di vista dell'organizzazione. Questi due elementi che tu hai sottolineato sono in comune con la distribuzione di video pornografici. Il fatto che ci siano aziende che sono distributori di diverse narrazioni, diciamo, chiamiamole così, per esempio BDSM, per esempio oppure... MILF, e comunque hanno proprio dei siti dedicati. Quindi la differenziazione per generi e gradimento secondo me è molto interessante, perché di fatto è un modo di venire incontro alle esigenze del cliente, non più del pubblico, ma proprio intendiamolo come cliente. Ovviamente il mercato è molto ampio, proprio perché il mercato è molto ampio, funziona bene la strategia della segmentazione. Anche perché la strategia della segmentazione, ora vi dico una cosa tecnica, non solo ha un enorme impatto dal punto di vista marketing, quindi sai perfettamente in che modo muoverti, ma in più, dato che spesso i siti di dating online fanno dei profili molto dettagliati dei propri utenti, quindi alcuni set di valori, appunto orientamento politico eccetera eccetera, vengono a essere, diciamo così, meno scandagliati, perché è proprio il modo con cui, è proprio la strategia di branding con cui questi siti si propongono ai propri utenti. Quindi sia un motivo di marketing che un motivo di profilatura del cliente potenziale, quindi ha questa doppia valenza. Il che è interessante, perché vuol dire che attualmente ne abbiamo raccolti qualcosa come circa 250, mi pare, tra siti, diciamo così, per il sesso occasionale per la stabilità. E la cosa interessante che abbiamo trovato è che molto spesso per alcuni orientamenti valoriali o comunque comportamentali più diffusi esistono diverse tipologie di siti. Per esempio sui vegetariani abbiamo trovato tipo 5,
5 siti dating online diversi che si occupano specificamente di queste cose, il che è, dunque, interessante, diciamo così. È molto interessante. Interessante anche perché a me al momento sfugge, diciamo così, vedere fondamentalmente in che modo questo tipo di situazioni possono essere, cioè di la possibilità di esistere se dating online si possano essere segmentate così tanto all'interno della stessa categoria. Cioè, che diavolo si dovranno dire 5 siti diversi sui vegetariani da questo punto di vista? Magari sì, perché non conosco bene il mondo dei vegetariani, però c'è questo orientamento. Cioè, di solito nelle reti sociali vale il principio dell'omofilia, cioè tu crei contatti con le persone che hanno, che sono più vicine, più simili, sì, che sono omofile, cioè che con cui condivide un set di caratteristiche, in questo caso un set di valori, quindi è più facile in questo caso segmentare. Anche se comunque diciamo abbatte una delle regole, che è quella di andare a cercare la persona diversa da sé. Se tu invece, lo capisco per i social network, ma se anche nella vita amorosa vai a cercare una persona che abbia un profilo rispondente, mi sembra una cosa interessante, anche un po' triste. Io su questo non mi sento di essere così. In realtà noi non c'è. Ora non voglio fare, diciamo così, discorso di massimi sistemi spiccioli. A me, io preferisco sempre basarmi su, appunto, i modelli sociali e culturali che emergono. Però è anche vero che in realtà noi non cerchiamo persone diverse, noi cerchiamo persone con cui condividiamo delle cose. Se non sono i valori, sono lo stile di vita, sono lo stile di vita, l'orientamento, diciamo così, politico, sono l'orientamento politico, cioè comunque noi qualche pezza d'appoggio, qualche aggancio per creare una sensazione di amicizia, ma anche di partner, di rapporti personali ci serve. Quindi il fatto che esistano siti di online dating che si occupano di queste cose fondamentalmente vanno in questa direzione, cioè che alla fine, senza fare tante teorie sociologiche, chi si somiglia si piglia. E questa è la versione, diciamo così, più banale che posso utilizzare per dire, per parlare del concetto di omofilia, che in realtà coinvolge il capitale sociale, eccetera eccetera, ma così è noiosa. La dico con una battuta che, poi devo essere sincero, è la stessa battuta che uso a lezione per spiegare il concetto di omofilia nei social network. Quindi, però la cosa che secondo me la cosa dell'etica, della ricerca in questo campo, è qualcosa che ci riguarda tutti da vicino, perché sempre più spesso queste tecniche verranno utilizzate, e se adesso sono utilizzate dal marketing, ormai è presente il fatto che vengono utilizzate anche in ambito politico. Quindi immaginate un politico che comincia a fare screening dei profili dei propri elettori potenziali e elaborare una strategia di campagna elettorale molto 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 profilata. Fa capire come in realtà la questione della privacy sta diventando non solamente una questione di difesa dei propri diritti, ma anche di protezione di un certo meccanismo di funzionamento della società, a cui attualmente queste tecnologie hanno un ruolo, diciamo così, sconvolgente. Cioè, io paradossalmente non vedo difficoltà nell'integrare queste tecnologie nella vita quotidiana delle persone, ma lo vedo a livello di comportamenti macro, cioè istituzionali, collettivi, politici ed economici, perché una cosa che è legata a questa situazione, per esempio, è il famoso tema della sharing economy, no? Cioè della condivisione di questi, diciamo così, la condivisione di beni fra reti di persone e quindi anche di servizi ad essi collegati, che sono tutti basati su big data. Cioè Uber è basato su big data, Airbnb per dare l'offerta, appunto, di case a coloro i quali vogliono trovare una sistemazione alternativa all'hotel o al bed and breakfast, utilizza i big data. Quindi questa la dice piuttosto lunga di che tipo di impatto queste cose possono avere nella vita quotidiana. Politica, il pericolo di una ricaduta politica viene descritto per esempio in House of Cards. L'ultima stagione, l'abbiamo già detto, è uscita già la cosa. Nell'ultima stagione c'era uno dei due candidati che faceva profilatura. La profilatura la faceva su un motore di ricerca. Sì, 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 e sì. Quindi, comunque, questo pericolo, questo rischio, evidentemente è nell'aria. Diciamo che abbiamo già detto questa cosa, nel senso che Obama sembrerebbe che nell'ultima rielezione, i famosi four more years, l'ultima volta che è stato rieletto, ha utilizzato queste tecniche, perché queste tecniche permettono di fare esperimenti in tempo reale, cioè nel senso, utilizzando dataset molto sofisticati, utilizzando soprattutto algoritmi piuttosto sofisticati, si può verificare l'appetibilità di un messaggio al momento stesso in cui lo si sta dicendo, e quindi fare modifiche in corso d'opera. Non è stato così dettagliato l'utilizzo dei big data durante il periodo dell'ultima campagna per la rielezione di Barack Obama, però attualmente queste tecniche sono
e crescerà. Sono possibili, ma secondo me sì. Quindi è necessario cominciare a riflettere a livello collettivo, perché è un problema, ripeto, è un problema non solo di diritti individuali, quindi privacy, sicurezza, protezione, eccetera, eccetera, ma è un problema di organizzazione sociale, perché la nostra società è basata su alcuni paletti del tipo che io permetto alle persone di comportarsi in maniera aggregata, ma non so i dettagli delle persone che in maniera aggregata fanno delle cose. Ma quando io comincio ad avere il profiling, cioè il poter profilare specificamente le persone cosa fanno grazie a queste tecnologie, alcune cose che davamo per scontato, tipo la riservatezza delle informazioni, eccetera, eccetera, saltano gambe all'aria. Quindi questo è un po' questo. Allora, un po' questa l'idea. È la fase, diciamo, in cui occorre dare delle regole. Al momento sulle regole, persino gli studiosi di cui io, diciamo, mi annovero, anche se non è proprio specificamente il mio campo di applicazione al momento, perché al momento sono preso dal bambino che gioca con le nuove costruzioni, quindi sono più preso dalle opportunità che queste cose portano a conto. Quindi fondamentalmente, secondo me, hanno questa caratteristica, cioè nel senso che al momento il dibattito che c'è fra gli studiosi è quello di creare un dibattito pubblico il più ampio possibile, il più inclusivo possibile su questi temi, per vedere appunto in che modo orientare. Perché bisogna ricordare sempre che il problema dei discorsi che hanno a che fare con etica, diritti e valori, etica, il passaggio è etica, valori e diritti, fondamentalmente non è solamente una questione che si può fare a maggioranza. Perché l'etica a maggioranza implica uno stato etico, e lo stato etico, come ci hanno insegnato tutta la filosofia politica più recente, è uno stato totalitario. Quindi bisogna stare attenti a fare l'etica a maggioranza, perché l'etica a maggioranza vuol dire fondamentalmente schiacciare le minoranze. Questo è un po' il tema. Quindi queste sono le questioni, quindi siamo partiti da cose buffe, tipo, o comunque aneddotiche, tipo social network che vengono craccati per scaricare dati sensibili che hanno a che fare con dating online, e siamo arrivati fondamentalmente alle conseguenze, come spesso ci capita, seguendo il filo dei discorsi, e questo tipo di conseguenze. Io direi che secondo me per oggi ci dispiace per il problema tecnico, ci siamo comunque... abbiamo insistito nell'utilizzare l'iPad e la connessione WiFi, ma ci siamo accorti che forse era meglio passare ad altre tecnologie. Vi ringrazio di averci seguito. Se Alessandro è d'accordo, facciamo anche domani una puntata. Sì, magari la facciamo più rilassata. Domani è venerdì, e come ci dicevano le studentesse prima di venerdì, facciamo la puntata, perché sennò disattendiamo le attese. Quindi per tutti quelli che si fossero grazie Fabrizio Furchi che mi dai l'aggancio, per tutti coloro che si fossero persi un caffè con Bennato nella versione anche spezzettata a causa di problemi tecnici, sul mio canale YouTube, che è appunto youtube.com/DavideBennato, c'è proprio la playlist Un caffè con Bennato, dove cerco di fare un assemblaggio dei pezzi che abbiamo registrato oggi e caricato online. Davide Bennato è tutto, grazie per la vostra attenzione. Se siete a Catania, venite stasera al Teatro Coppola, sottoscrizione ingresso a sottoscrizione libera per parlare di zombie e vedere magari un film di zombie. Un saluto da Davide Bennato, Alessandro De Filippo. E Alessandro De Caro, ci manchi, anche se va bene che sei in vacanza in questo periodo. Un saluto, ciao a tutti.